Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.online, il nostro indirizzo di posta elettronica radioyoganetwork@gmail.com. Del 17 settembre, per chi ci sta ascoltando in diretta. Allora, siamo di nuovo alla soglia quasi delle 90 ore, quindi abbiamo 100 di autonomia su Spreaker, quindi domani massimo domani l'altro scompariranno molte trasmissioni, lo dico ai nostri conduttori, quindi è avvisato, si ritenga avvisato Maurizio DJ dello studio 0 di Ferrara, si ritenga avvisato Fabio dello studio 3N, si ritenga avvisata Cristina del nostro studio 2N, Cristina del nostro studio 3 Firenze, e non ancora Boditaro, perché lui non è ancora trasmissioni, partiranno forse da domenica prossima dal nostro studio di Sanremo. E naturalmente dove vanno a finire le trasmissioni? Andate su letteralmente.online, cliccate su radio e leggetevi l'articolo che si intitola più o meno trasmissioni su Letteralmente Radio scomparse, punto interrogativo, e lì viene spiegato dove vanno a finire le trasmissioni che non trovate più su Spreaker, perché ogni tot giorni io devo fare un po' di ripulisti, tirar via un po' di trasmissioni e spostarle appunto nel nostro archivio, un archivio dove abbiamo spazio illimitato e quindi purtroppo è così. Ecco, comunque le puntate non vanno perse, le trovate lì, che sarebbe poi su letteralmente.online/podcast, lì trovate il nostro archivio di tutte le trasmissioni, quando scompaiono da Spreaker le potete andare a ricercare, a ritrovare lì su letteralmente.online/podcast. Ok, poi Maurizio, ti ho lasciato nel thread nostro privato su Telegram, dove siamo io, te e Fabio e non mi ricordo chi altro, un thread privato comunque, una richiesta di informazioni su una certa Daniela o Danila, non mi ricordo più, rispondimi per cortesia appena possibile. E poi ho ascoltato oggi e nei giorni scorsi un po' di dirette tu, io non so, sai Maurizio, io te l'ho già detto un'altra volta, secondo me, però la mia personale opinione, naturalmente è solo la mia opinione, ricordatevi che io qua non sono nessuno, qui siamo tutti uguali, in Letteralmente Radio non ci sono capi, non ci sono sudditi, siamo tutti uguali, contiamo tutti come il zero di briscola, come si dice quel modo di dire, soprattutto io sono l'ultimo degli ultimi, che so che questa è una frase che piace molto anche a Fabio, quindi io da ultimo degli ultimi dico solo la mia opinione. Secondo me quelli che rispondono al telefono, sì, ogni tanto ci sta che li trattiamo male eccetera, però la regola generale deve essere quella di trattarli bene, poverini, perché fanno il loro lavoro e le colpe non sono quasi mai
di quelli che rispondono ai call center. Qualsiasi call center di qualsiasi azienda, che sia un gestore telefonico, che sia la tipper, che sia, non importa, qualsiasi gestore, qualsiasi operatore di qualsiasi società, qualsiasi operatore di call center di qualsiasi società fa solo il suo lavoro, poverino, inutile che ce la prendiamo con loro, che sono già abbastanza stressati. Quindi la mia opinione è che non... Boh, poi, vabbè, stop, dai. Volevo solo dire questo. Poi cos'altro? Di cos'altro volevo parlare? Non mi ricordo, tanto sono prove tecniche di trasmissione, quindi posso anche parlare a vanvera. Ma tanto io parlo sempre a vanvera, anche quando non sono prove tecniche, no? E niente, volevo salutarvi tutti, volevo darvi una buona giornata. Ci risentiamo domani mattina con Passeggiando con Rami, non mancate. Circa sempre le 6:15, così, ecco, 6:15 del mattino. Domani è già mercoledì? Sì, dai. Il venerdì si avvicina, infatti andate su Letteralmente Online, anzi letteralmente.online, sono stanco, scusate, quest'ora non vedo l'ora di andare a dormire. Adesso aspetto Mega Sham che arriva alle 3, pranziamo e poi vado subito a fare il mio pisolino pomeridiano. E sono svegliato come sempre alle 5 del mattino, ho dormito 3 ore anche stanotte. E andate su letteralmente.online e cliccate su Weekend, lì capirete di cosa sto parlando. E venerdì si avvicina e quindi dai, forza e coraggio, dai, ok? Mi raccomando, rimanete sintonizzati, forse più tardi, ma con il sottoscritto non credo, sicuramente con altri conduttori di Letteralmente Radio. Ciao ciao, ciao a tutti, rimanete sintonizzati, venite su t.me/finestralibera, mi raccomando. Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.online, il nostro indirizzo di posta elettronica radioyoganetwork@gmail.com. Rimanete sintonizzati su Letteralmente Radio by Yoga Network. Ma Baldo Notte, Teleradio Spazio, trasmetteva da un'officina meccanica, vero? Faceva il meccanico e lo studio della radio era dentro il suo uno studio di un meccanico, insomma la sua autofficina, no? E trasmetteva solo lui o c'erano dei conduttori durante il giorno che portavano avanti una programmazione? E lui di notte era in diretta, la sera, tardi, con le sue musiche, vero? No? Ma è possibile che non abbiamo qualche registrazione di tutte queste vecchie radio, qualche... Nessuno ha più delle cassette da qualche parte, che peccato veramente.
Trip.